No, in quel momento, nel caso di domenica, avevo i 60-70 minuti finché ho chiesto io al mister personalmente di farmi uscire perché comunque non riuscivo più magari a dare il mio contributo alla squadra perché qua sono altri giocatori in panchina pronti a subentrare freschi, quindi mi sembrava giusto nei confronti della squadra alzare la mano e dire che ero arrivato, nel senso avevo dato tutto e quindi era inutile che stavo lì tanto per fare presenza. Però sei soddisfatto di come è andata la tua partita personale? Personalmente sì, perché comunque era da tanto che non giocavo comunque dall'inizio, quindi mi ritengo abbastanza soddisfatto, sicuramente posso fare molto di più e possiamo insieme fare molto di più. Ecco. Diciamo che solo per il mister italiano che ho avuto l'anno scorso potevo giocare terzino, ma perché lui è un allenatore che forse non l'ho mai trovato in vita mia, nessuno dei miei compagni ha mai trovato un allenatore del genere, che ha delle Bravo. idee evolutive che forse in Italia farà fatica per le idee che ha, perché in Italia si guarda troppo spesso al risultato e poco a quello che un allenatore può dare alla Ti sta squadra. Sta andando male. andando male, ma ci sono altri motivi dietro, però ecco, diciamo che è un allenatore che deve arrivare dove deve arrivare perché sarà così il suo destino. Il tuo Quindi ruolo è quello di domenica. il mio ruolo è quello di Domenico Mezzala, ecco, poi quando trovi un altro come italiano che ti mette terzino e ti apparecchia la tavola e devi solo mangiare, ecco, diventa sempre più facile. Sì, no, nel 4-3-1-2, domenica non l'abbiamo fatto, però di solito con quel 4-1-2 diciamo che anche come trequartista, perché a Lecce venivo impiegato come trequartista e mi sono trovato abbastanza bene, però sono due ruoli che mi trovo bene, ecco, non ho abbastanza domestichezza, ecco. Sicuramente i cali di concentrazione, in questo momento sono il nostro punto debole, chiamiamolo così, perché alla minima difficoltà, al minimo episodio ci va contro, questo non è una cosa positiva per la squadra, perché al di là di quello le prestazioni ci sono, però purtroppo gli episodi come il Rieti che la barriera si apre, il rigore della Viterbese, sono altri episodi che si può evitare, tutti i piccoli dettagli che alla fine del campionato andiamo a sommare sono parecchi punti lasciati per strada, quindi sicuramente dobbiamo evitare questi cali di concentrazione. Difficoltà più che altro non sono 3-5-2 ma 5-3-2, ecco, sì, vengono qui chiuse tutte dietro, quindi facciamo un po' fatica perché comunque a difesa schierata è sempre difficile far gol. Penso che anche squadre come la Juve farebbero fatica a fare gol contro una difesa 5. Cioè quello che ci è mancata anche un po', la pazienza nel girare palla, di aspettare il momento giusto, di far aprire gli avversari. Purtroppo non stiamo avendo questa pazienza anche perché i risultati non ci stanno aiutando e quindi vogliamo magari cercare subito il gol e invece dobbiamo essere più calmi. No, penso che solo, sì, una frase fatta, penso che solo un risultato positivo, solo uno o due risultati positivi possiamo uscire alla grande, per liberarci più che altro mentalmente, che c'è un grosso peso sulla squadra dall'aspettativa di quest'estate, quindi penso che solo un paio di risultati utili ci potranno aiutare.